Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti nel nuovo Fantasy Video e oggi volevo parlarvi di una cosa, cioè di chi è il personaggio con il doppio salto, quindi quello che gli può servire di più nelle missioni, più forte di sempre. E calcolate che io ho potenziato il mio personaggio al 34. Se questo certo personaggio era al 106, 130, comunque più alto. Ora vedete che io sto facendo solo il doppio salto, no? Ah, è già andato. Quando l'hai trovato? Vedete che io sto facendo solo il doppio salto, no? Ma se al massimo questo fa un doppio salto e poi sempre in volo fa un doppio salto, due doppio salti, tre doppio salti, tutti in volo, tutti nello stesso momento. E capite che sta OP, no? Oh! In più, una urlata che sta OP, ora vi faccio vedere un po' come funziona contro gli zombie. Non vi sto dicendo ancora chi, per lasciarvi la suspense. Comunque volevo dirvi che l'ho appena comprato. Non ci posso credere che questi l'hanno fatto veramente. No, ci hanno rifato un po' il mio. No, no, un'altra cosa. Praticamente uno ha messo il balletto, quello là che si siede sulla sedia, no? E un altro si era messo a ballare con il che gli faceva vedere il sedere. Cioè. But is that because you just like the idea of being a big important hero? Or is it because you want to help people? Sì, dai, aumentiamola! Dovremmo basta, non l'aumento di più, raga. Potrei aumentarla quanto voglio, però. Cioè, potrei... Sì, quanto vuoi, al 34 al massimo. Potrei metterla al massimo. No, potrei, diciamo, potenziarla alla missione quanto vorrei. Però, raga, sono da solo perché Federico sta facendo un'altra missione, anzi è sparito. È scomparuto. Io sto quasi a tavolaccia. E quindi ragazzi lo facciamo da soli, quindi non vorrei potenziarlo troppo, perché se poi potenziamo troppo non riesco più a farlo, perché è troppo difficile da un po'. Aspetta, io vado a prendere una cosa da mangiare. Comunque non dovrebbe essere troppo difficile. Sì, ok, missione al 9. Però ciao bro. Non dovrebbe essere. È arrivato Ante, vieni in questa base, dai, mi aiuti a fare. Sì, un attimo che ci metto 42 strutture su 50, bro. Che scusa? Praticamente. Un attimo, una missione, fammela fare easy, bro. Sto lì. Dai, bro. Mentre io sto... Non finisco questa. Perché che missione stai facendo, scusa? Quella là praticamente che... Puoi migliorare le strutture due volte. Che scusa? Quella che... dopo che ho finito la missione posso migliorare le strutture due volte. Quella là. Ragazzi, vi faccio vedere davanti uno zombie. Voi magari no, state facendo una missione di ballare sulle piste. Non so, quella missione ora... Magari state facendo la missione di ballare sulle piste, no? E quindi voi dovete ballare, no? Ma mentre voi ballate, tipo facciamo finta che io sono qui, no? Aspetto che arrivano gli zombie. Molto spesso succede che mentre voi ballate, non... Se questi non mi seguono sono stupido. Ok, aspetto, mentre io sto ballando, no? Non mi riesco più a liberare, non mi fa più ballare. Voi fate così, vi fate del danno e da sopra sparate a tutti quelli che vi sono rimasti che non avete ucciso. Quindi ragazzi, quando si è più alto fa più di un salto. E poi ora vi faccio vedere meglio come si fa, eh.
era, vi ho fatto vedere un po' male, diciamo. Ora vi faccio vedere meglio. Voi siete proprio... Cioè, avete un botto di zombie qua, non riuscite più a tenerli, eh? Non riuscite più a farli? Voi fate... Un attimo, mi carico qua. Voi fate così. Gli fate danno e poi... Che ora, perché io ho una mira di merda, ma se sono tutti insieme... Cioè, ne distruggete. E Brutus? Cioè, non è Brutus, è Brutus, però... Vabbè raga, comunque vi dico come si, di chi si tratta il personaggio. Si tratta di Luz Medica, che costa solo 3.000 cose nello shop. Luz Medica è migliore con solo 3.000 cose nello shop. Appunto. Troppo forte. Ragazzi, seriamente troppo forte. E... un attimo che finisco questa missione. Lynx all'inizio la sottovalutavo un po', perché ho visto che alla fine io pensavo che facevo anche più di un salto. Già anche di entrare da me. E sto finendo la missione. Se qui tu non mi dà la missione. Però, ma ora che ho scoperto questa abilità, era troppo forte. Buona merenda. Iscrivetevi al mio canale. Sì, si chiama Telebrugamer. Ragazzi, vi faccio vedere. Cioè, ragazzi, avete capito? Li ho presi tutti. Tranne uno che poi basta prendere la trama e lo uccide. Ma se io mi davo meglio, li uccidevo molto più facilmente. Stanno distruggendo, raga! Non mi fa fare l'abilità! Ok, sì, bella cosa. Aspetta, ma aveva detto... Il petro? No, in più la cosa più bella è che si ricarica solo, o solo dopo 10 secondi. Quindi dai, è fortissimo. Ecco, volevo il chirurgo. Ma poi io devo vedere un po'. Sono buoni. No, vabbè, io ci posso. Pantera, ma vabbè, devo prendere pure quello.
fisso da pantera. Lo vedete quanto vado a fare? Io tu quanto vado a fare? Ne ho 1500, infatti stavo cercando di farne più possibile con le missioni per poi prendermi pure io Lynx. Che io loro l'avevo speso da là, non l'ho fatto più tanto per Crackshot. Comunque raga, per dirvi, cioè se noi due Fede arriviamo a tavolaccia, poi già questa Lynx è 58. Una sopruta! Ok raga, sono riuscito a distruggerlo prima che proprio faceva. Mi distruggesse tutto il mio pezzo. In realtà io tra un po' ci arrivo a tavolaccia. Io pure da fuoco. Vabbè, tu t'ha ancora tre pagine di incarico. Vabbè, io tra una. Vabbè dai, più o meno. Ragazzi, comunque, vabbè. Lo so che per tuffare è meglio quello. Per tuffare il tuffatore è meglio la. Perché sconfitta? Ragazzi, perché sconfitta? Se io l'ho ucciso. Io l'ho uccisi! Come è impossibile? Ma quel cazzo sconfitta! Beh raga, a parte che abbiamo perso, quello è troppo forte. Bella.